Allora, Francesco Grasso, interventi importanti hai fatto in questo match con Lazio, ma mi sembra che abbiamo comunque fatto vedere che siamo una delle squadre che può dire la propria anche per questo finale di campionato. Penso abbiamo fatto vedere per l'ennesima volta questo girone di ritorno che siamo una delle squadre più forti di questo girone, lo dico senza presunzione, parlano i fatti. Purtroppo qualcosa di storto nelle nostre stagioni ci deve essere sempre. Quest'anno siamo partiti a rilento e ne paghiamo le conseguenze, perché penso che questa squadra non abbia nulla da invidiare a nessuna di quelle che le sono sopra in questo momento in classifica, però merito a chi è stato più costante. Noi ci godiamo questo successo, questa grande vittoria fatta con una grande squadra, perché Lazio non è secondo per caso, l'ha dimostrato anche oggi di meritare quella classifica che ha. E niente, ci aspettano 5 finali nelle quali cercheremo di trarre il massimo e poi vedere la classifica dove ci posizionerà dopo la 26ª giornata. Tenendo conto poi che chiaramente loro hanno un portiere che comunque ha messo la pezza in molte cose, quindi poteva essere un passivo più pesante, no? Sì, è stato bravo mio collega a rendere meno pesante il passivo, hanno delle occasioni anche loro, però si vede che pagano questo tipo di campo, che sono abituati a giocare in una palestra di dimensioni ridotte. Però ripeto, noi in questo girone di ritorno siamo un rullo compressore e non abbiamo davvero paura di nessuno. Le partite certo vanno giocate, e a partire dalla prossima, dal derby di Formia del Casto Club, che sappiamo essere partita a dir poco ostica, quindi ce la giochiamo e vediamo poi il campo cosa dirà. Country Club, squadra compatta ma con un taico sugli scudi. Sì, è un under che è under, come dico io, solo per la carta d'identità, come ce ne sono diversi in questo campionato. È venuto fuori alla distanza, è stato un po' un diesel come lo siamo stati noi d'altronde, e ce lo coccoliamo e siamo contenti di essercelo ritrovati in rosa. Sabato prossimo hai detto Casse Club, come si prospetta? Sappiamo che già che si tratta di una squadra di Formia, quindi è un derby e sappiamo che sarà una partita sentita e che loro cercheranno di vincere sfruttando anche il fattore campo. Sono ancora in lotta per uscire dai play-out, hanno una partita fondamentale stasera a Fondi. Noi dovremmo essere fuori ormai da quella zona, però non ci vogliamo fermare, non ci poniamo limiti. Sarà partita vera, partita dura, e che vinca il migliore. Bocca al lupo. Credo.